Bene ragazzi, continuiamo con la storia di Elisabetta I. Nella seconda metà del Cinquecento abbiamo già visto il potenziamento e le imprese militari dell'Inghilterra sotto Elisabetta I grazie alle flotte inglesi, grazie alla marina inglese, anche ai pirati, ai corsari di cui Elisabetta I si circondava. Abbiamo concluso la scorsa lezione dicendo che però anche da un punto di vista economico l'Inghilterra fa passi da gigante sotto Elisabetta I. Vediamo in che senso. L'Inghilterra prima di Elisabetta I, cioè in passato, era un paese economicamente poco poco rilevante, un paese abitato da rozzi pastori che non facevano altro che l'unica cosa, insomma, che si faceva è coltivare le pecore, i buoi, esportare lana grezza. D'accordo? L'Inghilterra non era in grado di lavorare la lana, non aveva manifattura, non aveva manifattura, era un paese arretrato primitivo che esportava lana grezza tosata dalle pecore dei pastori. Molto spesso questa lana grezza, la materia prima, veniva poi lavorata e veniva lavorata soprattutto nelle manifatture delle Fiandre, d'accordo, che ricordate appartenevano alla Spagna, poi però una parte delle Fiandre, ricordate l'Olanda, si renderà indipendente. Invece con Elisabetta I tutti si accorgono che non è più così. In Inghilterra sorgono delle manifatture moderne. Quindi non si tratta soltanto più di esportare lana grezza, di esportare materia prima. L'Inghilterra riesce a lavorarsela in casa, d'accordo? Con le manifatture la lana diventa un tessuto, oggetti di lana, vestiti, panni di lana. In pochissimi anni gli storici hanno determinato che aumenta enormemente il prodotto dei panni di lana, la percentuale del prodotto dei panni di lana inglesi. Quindi l'Inghilterra non produce solo più lana grezza, ma tessuti finiti. Quindi la lana grezza riesce a lavorarsela a casa propria, in patria. Sorgono delle manifatture molto, molto, molto apprezzabili. Manifatture che abbiamo visto esistevano in minima parte in Spagna, ma ci sono altri settori in cui, se nella manifattura, insomma, non è proprio certo, in altri fattori l'Inghilterra di Elisabetta I supera sicuramente la Spagna, diventa più moderna, in particolare nella agricoltura. Vi ricordate che l'agricoltura spagnola era sottodimensionata, si praticava soltanto il pascolo allo stato brado e l'agricoltura era molto scarsa, organizzata male in Spagna. Invece, sotto Elisabetta I, comincia già quel processo che poi sfocerà nella rivoluzione industriale. Succede che i campi vengono seminati e gestiti in maniera estremamente razionale dai proprietari terrieri, che molto spesso sono nobili. Abbiamo visto la piccola nobiltà di campagna, la gentry, oppure sono borghesi, yeo yeo, ma a differenza dei nobili sfaccendati e parassitari che consideravano il lavoro un disonore, vi ricordate in Spagna oppure in Italia, i nobili inglesi, i proprietari terrieri, gli aristocratici proprietari terrieri si mettono al lavoro, hanno un'altra mentalità, sarà perché sono protestanti, hanno un'altra mentalità. Sfruttano le terre per il massimo profitto, inaugurano una conduzione della terra protesa al profitto con una mentalità di tipo borghese capitalistico, d'accordo? L'individualismo capitalista del proprietario di terre, gentry, piccoli nobili di campagna o yeomen, borghesi di campagna. I profitti dell'agricoltura verranno poi reinvestiti dei profitti in agricoltura che sono altissimi, verranno poi, come vedremo nelle lezioni sulla rivoluzione industriale, trasferiti nelle industrie, diventeranno il capitale di investimento nelle industrie. Quindi
Quindi la nuova conduzione della terra, d'accordo? Una conduzione capitalistica della terra, un'agricoltura moderna, un'agricoltura che viene fatta anche in terreni recintati, che non possono più essere invasi da chiunque, recintati e controllati, sono le famose enclosures di cui vi parleremo parlando della rivoluzione industriale in Inghilterra nel Settecento, rivoluzione industriale che come rivoluzione agricola vedremo è un processo lungo che inizia già nel Cinquecento, le enclosures, le recinzioni, la mentalità capitalistica, la gestione della terra, una gestione utilitaristica protesa all'arricchimento, al capitalismo. Questo succede in Inghilterra, forse anche per mentalità, perché questi nobili che si mettono a lavorare le terre sono, hanno la mentalità del lavoro, forse un'etica protestante del lavoro, ma accade anche perché ci sono delle condizioni economiche privilegiate. Ricordate, mentre in Spagna e in Italia moltissime terre appartenevano alla Chiesa ed erano lasciate in abbandono, invece qui le terre della Chiesa erano state messe sul mercato a fare fruttare, ricordate, sin dalla Riforma protestante, quando erano state acquisite dalla corona e poi messe all'asta e andarono a questi borghesi e nobili che li fecero fruttare, e la corona inglese guadagna un sacco di soldi vendendo all'asta queste proprietà sottratte alla Chiesa. Le tasse erano molto più basse rispetto a Inghilterra o Spagna, anche perché il debito pubblico inglese non era così grande come la voragine del debito pubblico spagnolo, anche perché, attenzione, a differenza della Spagna o di altri paesi come la Francia, che in quegli stessi anni si stava autodistruggendo nelle guerre di religione, cattolici contro protestanti, l'Inghilterra invece aveva partecipato poco e niente, aveva partecipato molto marginalmente alle guerre del primo Cinquecento e quindi aveva avuto molte meno spese di guerra e quindi la corona, lo Stato, era molto più ricco. Se ci aggiungete che in Inghilterra si stavano abolendo tutte le corporazioni, le tasse, le dogane interne, i privilegi feudali che impedivano il libero mercato, l'imprenditore inglese si trovava in un mercato molto più libero, molto più aperto alla libera concorrenza, alla meritocrazia rispetto a posti come l'Italia e la Spagna. C'è anche da dire, c'è una tecnica, una tecnologia superiore in Inghilterra, si trovano delle nuove sementi che permettono, lo vedremo con la rivoluzione industriale, di coltivare molta più terra, di avere molto più grano nella stessa unità di spazio, di aumentare le terre coltivabili, perché vengono proprio scientificamente selezionate le sementi migliori che si alternano nei diversi periodi dell'anno, quindi un'agricoltura recintata, capitalistica, con la grande azienda capitalistica nettamente superiore all'agricoltura inglese, ma persino l'allevamento, abbiamo visto, l'allevamento viene realizzato all'interno di queste terre recintate, all'interno di stalle, l'allevamento diventa razionale, l'allevamento diventa un allevamento stabulare nelle stalle, quindi un allevamento molto ma molto più moderno rispetto all'allevamento di stato, allo stato brado che avveniva in Spagna. Quindi vedete, sembra incredibile, un paese che non contava niente fino a poco prima, nei decenni di Elisabetta I, riesce a diventare un paese con un'innovazione e un'organizzazione agricola e industriale, ma soprattutto agricola e di allevamento, superiore, molto più proficuo ed efficace rispetto a quella spagnola, d'accordo? Quindi anche economicamente l'Inghilterra sotto Elisabetta I inizia a diventare una potenza, d'accordo? Una potenza. Filippo II non ne può più di queste navi inglesi che abbiamo visto la scorsa volta, assaltano, depredano
affondano i galeoni spagnoli. Tuttavia la guerra contro l'Inghilterra viene rinviata, anche perché Filippo II, l'abbiamo visto, ha tante altre guerre in ballo. Filippo II nel 1578 realizza un colpo che sembra un enorme vantaggio per lui. In realtà questo avviene, scusate, nel 1580. Filippo II, cioè la Spagna, si impossessa del Portogallo. Questo molti non lo sanno. Abbiamo già parlato nelle lezioni su scoperte, esplorazioni geografiche, primo colonialismo. Abbiamo già parlato del declino del Portogallo, che pure ricordate era stato il primo stato nelle esplorazioni, nelle scoperte al di fuori dell'Europa e il primo impero coloniale europeo a costituirsi. Nel 1578 re Sebastiano di Portogallo conduce una scriteriata e impossibile crociata in Africa, d'accordo, contro i musulmani dell'Africa. Addirittura, voi li vedete i portoghesi a combattere nel deserto del Sahara. L'esercito portoghese viene completamente distrutto e anche Re Sebastiano muore. Ci sono problemi di successione. L'unico parente di Sebastiano è un suo zio, uno zio molto più anziano di lui, anziano e malato. Alla morte di questo suo zio nel 1580 non ci sono più eredi diretti della casata regnante in Portogallo e ovviamente Filippo II di Spagna ha tali e tanti legami matrimoniali della sua famiglia, tali e tante parentele con la casa regnante del Portogallo, che ne approfitta per impossessarsi del Portogallo. La Spagna di Filippo II nel 1580 invade il Portogallo e senza troppe resistenze, dopo poche settimane, entra a Lisbona, si impossessa del Portogallo. Quindi questo molti non lo sanno, nel 1580 il Portogallo scompare, viene inglobato nella Spagna, nasce un grande stato unitario iberico, Spagna e Portogallo insieme. Sembrerebbe, no, un'espansione clamorosa, grandiosa dell'impero spagnolo di Filippo II. In realtà ci sono dei problemi. Il Portogallo era proprio allo sfascio, i meccanismi dell'amministrazione coloniale del Portogallo costarono moltissimo a Filippo II perché la Spagna inglobò il Portogallo, ma doveva gestire anche le colonie portoghesi in Africa e soprattutto poi anche il Brasile. Questo costò moltissimo alla Spagna senza dare nessun risultato, d'accordo? Senza portare arricchimento. La sottomissione del Portogallo alla Spagna durò 60 anni perché poi nel 1640 una nuova dinastia portoghese, quella dei Braganza, realizzò una rivoluzione e il Portogallo si separò dalla Spagna. Però molti non lo sanno, dal 1580 fino al 1640 il Portogallo ha fatto parte della Spagna, fu inglobato nella Spagna da Filippo II. Negli anni Ottanta Filippo II non poteva più sopportare l'appoggio aperto che, come ho anticipato prima, i pirati inglesi fornivano ai pirati olandesi alla resistenza delle Province Unite, delle province settentrionali, delle Fiandre. Comunque la guerra viene rinviata per altri anni finché proprio succede qualcosa che spinge Filippo II a non esitare più e a dichiarare guerra a Elisabetta I d'Inghilterra. Nel 1587 un tribunale inglese condanna a morte Maria Stuart, la ex regina di Scozia cattolica, ve la ricordate? Che era rimasta sempre prigioniera dal momento in cui, cacciata dal presbiterio di Edimburgo, dalla Scozia si era rifugiata in Inghilterra da sua cugina Elisabetta. Maria Stuart viene condannata a morte e
viene decapitata. È molto raro che venisse decapitato un sovrano assoluto. Un sovrano assoluto condannato a morte da un tribunale ordinario. Infatti Elisabetta prima cercò di salvare la vita della cugina, ma i suoi consiglieri, i suoi ministri, le fecero capire che era necessario eliminarla. Elisabetta prima credeva nell'assolutismo sovrano. Permettere che un sovrano assoluto, per quanto detronizzato, Maria Stuart II, ricordate la teoria allora in vigore dell'assolutismo, del divine right of kings, il fatto che il sovrano avesse avuto da Dio il diritto di governare, Maria Stuart era quindi sacra come tutti i sovrani assoluti, non poteva in teoria essere condannata a morte e uccisa da un tribunale. Per quanto fosse stata scacciata dalla Scozia, non avesse più potere reale in Scozia, dal punto di vista teorico dell'assolutismo, lei era ancora una sovrana assoluta, era sacra, era stata scelta da Dio, quindi sembrava proprio un sacrilegio, ma anche una, come dire, una smentita della dottrina giuridica e politica dell'assolutismo sovrano, quella di condannarla a morte. La dottrina politica e giuridica dell'assolutismo sovrano, che la stessa Elisabetta I, regina assoluta, aveva interesse a difendere, d'accordo? Ma Maria Stuart era colpevole dell'ennesimo complotto cattolico per uccidere Elisabetta I. Era veramente colpevole. Non si tratta di prove false, di un espediente per eliminarla. Si trovarono delle lettere scritte da lei, nascoste nel castello dove lei era prigioniera, lettere in cui parlava con i cospiratori cattolici e dava il beneplacito a questi cospiratori cattolici per uccidere Elisabetta. È sicuramente colpevole Maria Stuart, ha complottato con i congiurati cattolici nell'ennesimo tentativo di uccidere Elisabetta e quindi, ricordate, di far salire al trono lei stessa, Maria Stuart. Quindi Maria Stuart viene condannata a morte. Ci sono delle curiosità macabre sulla sua decapitazione, che fu un orrore, una cosa da fin dell'orrore. Il boia non riusciva a centrare il collo di Maria Stuart. Maria Stuart era molto corpulenta, un collo molto grosso. Il boia sbaglia la prima, la seconda volta, Maria Stuart non muore, il sangue schizza da tutte le parti. Alla fine, dopo molti tentativi, il boia riesce a staccare la testa di Maria Stuart sul ceppo del patibolo dal corpo. Lasciamo perdere, diciamo, queste curiosità piuttosto macabre che mettono in evidenza l'imperfezione della condanna a morte tramite decapitazione. Eppure la decapitazione veniva considerata la condanna a morte più onorevole. Soltanto i nobili venivano decapitati, avevano questo privilegio. I borghesi e molti altri, invece, venivano impiccati e questa veniva considerata un genere di esecuzione meno signorile. Poi altri venivano anche giustiziati, uccisi per squartamento, oppure massacrati sulla ruota, dove a bastonate venivano spezzate le ossa fino a far morire. Cioè c'erano anche altri tipi di condanne a morte assolutamente terribili e infamanti. Quindi Maria Stuart, essendo una regina, ha il privilegio della decapitazione. Solo i grandi nobili avevano il privilegio della decapitazione. Quindi Filippo II di Spagna dichiara guerra a Elisabetta I. L'uccisione di una regina cattolica consacrata era un'onta, uno sgarbo, una provocazione troppo forte nei confronti di tutto il mondo cattolico. Peraltro abbiamo visto che Filippo II di Spagna voleva regolare i conti con Elisabetta I d'Inghilterra già da tempo e già per altri motivi. Quindi la decapitazione, la condanna a morte, l'esecuzione di Maria di Scozia fu
fossero l'espediente per spingerlo ad una guerra già progettata da tempo. Abbiamo quindi la guerra anglo-spagnola. Filippo II costruisce un'enorme armata, un'enorme flotta che deve servire per invadere l'Inghilterra, liberarsi del problema dell'Inghilterra nella maniera più totale e definitiva, invadere l'Inghilterra e conquistarla. Questa grande flotta si chiama Invincibile Armata, un titolo un po' presuntuoso, diciamo, tipico dello spirito spagnolo. Invincibile Armata. L'Inghilterra non ha un decente esercito di terra. In caso di sconfitta nel Canale della Manica, l'Invincibile Armata, armada in spagnolo, però scusate, io lo devo scrivere in italiano. In caso di sconfitta navale da parte della flotta spagnola chiamata Invincibile Armata, l'invasione dell'Inghilterra da parte delle truppe di terra spagnole sarebbe del tutto fortemente agevole. L'Invincibile Armata aveva 130 navi. Elisabetta I, in un famoso discorso sulle scogliere inglesi, vicino alle scogliere inglesi, sulla Manica, cerca di infondere fiducia e coraggio ai propri uomini, ai propri soldati. L'Invincibile Armata nel 1588 viene clamorosamente sconfitta e in buona parte distrutta dalle navi inglesi, comandate dal già citato Francis Drake e da altri grandi ammiragli. L'Invincibile Armata viene affondata, le poche navi che restano non hanno neanche il coraggio di tornare in Spagna attraversando nuovamente la Manica. Sapete come tornano in Spagna? Fanno il giro delle isole britanniche, vanno lungo le coste scozzesi, sulla punta settentrionale della Scozia, poi in Irlanda, capite? Fanno tutto il giro delle coste britanniche lungo l'Atlantico, le poche che non vengono distrutte dalle tempeste torneranno in Spagna. Filippo II è clamorosamente sconfitto da una potenza che pochi decenni prima non esisteva come potenza. L'Inghilterra, con la sconfitta dell'Invincibile Armata, che resta ovviamente un punto fondamentale, molto glorificato dalla storia inglese, dimostra di essere entrata nel novero dei regni che sono veramente importanti, che sono veramente potenti. In realtà, forse la sconfitta dell'Invincibile Armata, la sua portata è stata esagerata. Di fatto, la guerra non finisce, attenzione, con la sconfitta dell'Invincibile Armata. La guerra dei mari continua per molti anni tra Filippo II e Elisabetta, tra Spagna e Inghilterra. Non solo, ma la Spagna, dopo la sconfitta dell'Invincibile Armata, riuscirà a vincere tante altre battaglie navali, non vicino all'Inghilterra, però in tanti mari, in tanti oceani, in tanti punti del mondo. Quindi comunque non è che la flotta spagnola smettesse di esistere dopo la sconfitta dell'Invincibile Armata. La pace tra Spagna e Inghilterra arrivò molti anni, molti anni dopo, d'accordo? Tuttavia, dopo la sconfitta dell'Invincibile Armata, Filippo II abbandonò per sempre l'opzione di invadere l'Inghilterra. L'Inghilterra deve la sua potenza, che si svilupperà, come vedremo, nei secoli successivi. Potenza che inizia con Elisabetta I alla fine del Cinquecento, ma che si svilupperà compiutamente nel Seicento. Già alla fine del Seicento l'Inghilterra è sicuramente la prima potenza mondiale con una flotta assolutamente imbattibile. L'Inghilterra resterà la prima potenza mondiale dal 1650 circa fino al 1914, cioè fino
allo scoppio della prima guerra mondiale, vedremo che l'Europa sarà dominata dall'Inghilterra che cercherà di portare avanti una politica di equilibrio tra gli stati europei nel 600 e nel 700, mentre nel contempo l'Inghilterra conquistava mezzo mondo, formando il più grande impero coloniale della storia. Le origini della potenza inglese stanno appunto, si trovano appunto negli anni del regno di una regina abile, spregiudicata, una regina moderna, una regina cinica e spregiudicata, era l'esatto opposto anche come carattere di Filippo II. Tanto Filippo II era cattolico, era bigotto, quanto Elisabetta I era molto moderna nel senso buono, ma anche cattivo del termine. Appunto, era molto spregiudicata. Noi, tra l'altro, molti storici dicono che avremo le prove che Elisabetta I non aveva alcun interesse religioso, che Elisabetta I non fosse neanche credente, non fosse neanche veramente cristiana. Quindi vedete, totalmente all'opposto di Filippo II. L'Inghilterra diventa un paese importante anche dal punto di vista culturale. La lingua inglese, che prima veniva parlata soltanto da poche migliaia di pastori rozzi vicino Londra, vi ricordo, l'abbiamo studiato in passato, che la corte e gli aristocratici inglesi parlavano in francese, non solo perché derivavano dai normanni parlanti francese che erano diventati re d'Inghilterra, ma perché il francese veniva considerato una lingua colta e raffinata. E quindi i nobili in Inghilterra parlavano il francese piuttosto che l'inglese, che veniva considerata una lingua rozza, tipica delle persone basse, tipica dei pastori. Pensate all'inglese che poi è diventata la lingua veicolare, la lingua più importante, la lingua più parlata, la lingua più parlata nel mondo. L'Inghilterra diventa importante anche da un punto di vista culturale. William Shakespeare scrive le prime tra le sue commedie, le sue tragedie, sotto Elisabetta I, anche se la maggior parte delle sue opere importanti verranno scritte da Shakespeare dopo la morte di Elisabetta I, sotto il suo successore, durante gli anni del successore di Elisabetta I, Giacomo I, che vedremo nella storia del 600 inglese. Nelle lezioni del 600 sul 600 inglese vedremo come si dispiega in maniera travagliata, con due guerre civili, molte vicissitudini nel 600, questa potenza, una potenza anche culturale, durante il 600, ma soprattutto alla fine del 600, ma anche prima. L'Inghilterra diventa, dopo l'Olanda, il secondo paese, potremmo dire, democratico, che può vantarsi di aver fondato, di aver anticipato la democrazia moderna, con una libertà di pensiero e una libertà di stampa nel 600 inglese che gli altri paesi europei potevano sognarsi. Soltanto l'Olanda aveva una libertà, una tolleranza religiosa, una libertà di stampa per quanto limitata, soltanto l'Olanda aveva queste libertà che l'Inghilterra riuscì a costituire nel corso del 600. Vedremo che nel corso del XVII secolo l'Inghilterra non solo inventò, possiamo dire semplificando, la democrazia liberale moderna, la forma di governo basata sul potere del Parlamento, e sulla divisione dei poteri tra Parlamento sovrano e magistrati indipendenti. Abbiamo visto che questo sviluppo della democrazia, della separazione dei poteri, dei diritti dell'individuo, in fondo venne anticipato, forse secondo molti storici, iniziò già a partire dalla Magna Carta, ve lo ricordate? Vedremo quindi in un altro ciclo di lezioni l'Inghilterra del XVII secolo, che si può dire
inventa sia la democrazia moderna, ma sia anche il capitalismo moderno, di cui abbiamo visto alcuni tratti sociali ed economici già nell'epoca di Elisabetta I. Vi ringrazio, alla prossima.